Un progetto che nasce da un blog nel quale fotografie e testi, immagine e narrazione si fondono in maniera del tutto aderente e naturale. Dietro un'idea nata da Marco Zugnoni e Maria Cristina Molteni che danno vita ad Una vita di scatti, istantanee di una passione, quella per le montagne che ci circondano, un patrimonio pulsante, tutto da preservare, tesoro da consegnare integro alle generazioni future. Ecco, è a quelle generazioni che si rivolge l'altra idea messa in piedi da Marco e Maria Cristina. Progetto che ha un nome, Ama la montagna. Instillare nei più giovani la conoscenza di questa natura, bellezza inestimabile che ci circonda, passando attraverso la scuola. Siamo in Valchiavenna. Partendo dal plesso di San Cassiano, di Prata, per poi salire alla sede, plesso di Chiavenna, Prosto e la scuola primaria di Villa, realizzeranno questo progetto che si inserisce perfettamente in una didattica di tipo laboratoriale, una didattica attiva e a corollario anche dei nostri curricoli, cioè sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva, rispetto dell'ambiente. Un progetto costruito assieme ai docenti e che Marco e Cristina hanno calibrato sui vari ordini di scuola e sull'età degli alunni. Il risultato? A dir poco entusiasmante, a guardare l'interesse e la curiosità catturata tra i piccoli fotografi della scuola dell'infanzia. Avere a che fare con i bambini dell'infanzia ti riempie il cuore, quindi spiegare quello che per noi è la nostra passione, la montagna, la fotografia, con tutto quello che c'è dietro, la vita in montagna, dalla visione di un fiore a quello che è un elemento in natura, è per noi grande gioia in assoluto, quindi veramente molto molto contento, anche perché poi ho trovato terreno molto fertile sia nei bambini che nella dirigenza scolastica, ed è veramente una scuola a livello familiare. Oggi abbiamo avuto il nostro primo incontro con Marco e con Cristina che hanno raccontato le loro fotografie, la loro montagna e hanno coinvolto i bimbi attraverso l'interazione, il racconto, le domande e la visione delle immagini di animali che i bimbi per lo più conoscono. E così è bello apprendere facendo, mettendo in pratica le proprie idee. Ogni bimbo diviene parte integrante di un laboratorio in progress. È una curiosità senza pari quella che si cela dietro agli occhi di un bambino. Cioè, sono felice perché loro ci hanno proprio preso come amici, ecco, amici che raccontano storie. Siamo i cantastorie, i raccontastorie. E niente, sono veramente soddisfatta perché ero un po' emozionata all'inizio, ma adesso liscio come l'olio. Un bellissimo progetto, un bellissimo corso che permette ai nostri bambini e ai nostri ragazzi dei vari plessi di avvicinarsi alla montagna grazie al lavoro di Marco e non solo di conoscere il territorio circostante, di fotografarlo, ma anche di far uscire i propri pensieri e le proprie emozioni con le parole e con le fotografie. Intanto i nostri cuccioli ringraziano, salutando con un applauso.